Sarà una delle prime azioni di questo governo. Il governo è stato molto chiaro nell'individuare quelle che sono le realtà energivore e tra le realtà energivore ci sono evidentemente anche gli ospedali, soprattutto gli ospedali. È inutile sottolineare come abbiamo e registriamo un caro bollette anche negli ospedali pubblici della nostra regione, ma non è che si può non garantire l'energia ai nostri ospedali, per cui noi faremo la nostra parte con Roma, ma sono certo che il nuovo governo saprà in questo, perché è la priorità assoluta di tutti. È la priorità per gli ospedali, perché c'è la vita delle persone, ma è la priorità delle aziende, è la priorità del panettiere, è la priorità della famiglia. Il caro energia è un termine, è talmente largo come tema, per cui è necessario un intervento diretto da parte del governo, ma che ci sarà. Senza l'aiuto di governo, io e lo Russo non siamo in grado di garantire il trasporto pubblico locale. E ormai è così, ragazzi. Ma non è che la vita di un ente è diversa dagli altri. La nostra regione, per far fronte alle necessità del Covid, ha dato... Noi abbiamo chiuso il 2021 in equilibrio, molti di voi non lo ricordano, ma chiudere il 2021 in equilibrio nell'anno del Covid vuol dire andare a recuperare le risorse che potevamo recuperare, utilizzare gli FSC, adottare tutti gli strumenti che sono stati adottati in una via eccezionale come quella del 21. Non lo fai una volta, non lo fai più, ma non lo fa il Comune, non lo fa la Regione, non lo fa la Lazio, non lo fa nessuno. Per cui oggi è necessario che una quota delle risorse europee possa essere destinata a questo tipo di interventi. Perché il ripartire, se sei morto non riparti più. Il concetto della ripartenza, dei fondi europei per la ripartenza, erano dati dalla fine del Covid. Abbiamo superato il Covid, siamo sopravvissuti al Covid, oggi ripartiamo. Noi oggi viviamo una fase diversa, perché dopo il Covid è arrivata un'altra emergenza. Allora noi dobbiamo mettere in sicurezza il Paese, che vuol dire tutti, dalle famiglie alle aziende, alle imprese, agli ospedali, alle regioni, agli enti pubblici. E poi si fa la ripartenza. Ecco perché una quota di questi fondi che sono in pancia allo Stato, che sono in pancia alle regioni, noi crediamo, e quando dico noi, non è perché mi sono messo a parlare come il Mago Terma, no, Mago Terma parla in terza persona, noi perché regioni italiane abbiamo condiviso che una quota dei fondi europei possa essere destinata a queste spese. La quota iniziale che poi l'Europa può ridarti alla fine del settennato, è un meccanismo che non sposta niente, le risorse ci sono.